età importantissima, non quanto lei 45, ma insomma abbiamo visto poi i disagi che ha creato. Intanto è importante che i lavori si faranno, perché il Ministero ha approvato la convenzione nei confronti di ANAS, il Comune di Pieve Santo Stefano altrettanto, e quindi le carte sono pronte affinché ANAS possa organizzarsi, intervenire e riaprire la 3bis. Era un obiettivo che avevamo richiesto con grande forza e questo avverrà. Credo che con prima avviene e meglio è, però a questo punto una settimana più, una settimana meno, non è questo il problema. Credo che più urgente ancora sia la possibilità di riaprire anche al traffico pesante la E45, ma anche da questo punto di vista i lavori che ANAS sta facendo credo che consentiranno nei tempi, spero, che ha indicato il Ministro, di poter riavere la riapertura. E credo che poi l'altro aspetto invece che noi stiamo monitorando con attenzione è l'avvio del procedimento burocratico per il ritorno nella competenza nazionale di ANAS della 3bis, che quindi non solo dovrà essere riaperta ma tornare anche nella gestione dell'ente nazionale in quanto unica alternativa possibile in situazione di crisi, come purtroppo abbiamo sperimentato e stiamo in parte sperimentando, avvenute anche in questo momento. Da questa riunione emerge anche la possibilità di un ristoro per le aziende di autotrasporto. Ma io penso che la Regione abbia dimostrato la sua vicinanza a questi territori, alla sua comunità, alle aziende, perché come è stato illustrato dal Presidente e dai nostri tecnici, avremo un intervento sulle aziende che hanno subito i maggiori e più pesanti danni, che sono quelle che per un periodo hanno totalmente chiuso in quanto collocate sull'asse della E45, altri provvedimenti che riguarderanno anche aziende del comprensorio che è stato indicato per la situazione di crisi che è stata decretata dalla Regione, e tra questa anche la possibilità per quanto riguarda gli autotrasportatori. Ora ci aspettiamo che anche il Governo faccia la sua parte, perché la situazione d'emergenza nazionale consentirebbe davvero, cioè, di poter intervenire complessivamente sulle aziende che insistono in questi territori. Però penso che la situazione più contingente sia stata attenzionata e sia stata oggetto di un ristoro da parte della Regione, relativamente tutto sommato a competenze che la Regione non ha, perché la strada è nazionale, perché la manutenzione è di ANAS, perché la proprietà è del Ministero, però siamo in Toscana e la Regione con una legge speciale ha inteso comunque farsi carico e mostrare sensibilità nei confronti delle aziende e delle comunità del suo territorio.